le tre associazioni ambientaliste nazionali hanno presentato quando le questioni erano ancora gestite, diciamo, dai comitati storici, prima che irrompesse sulla scena i nuovi movimenti che stanno dando un impulso fortissimo ad una ribellione sociale che ormai sta arrivando a una fase molto critica e anche tutto sommato un po' pericolosa, perché chi ha seguito di voi le vicende sulla stampa cittadina e che segue queste storie da un po' di tempo si starà accorgendo che a livello istituzionale quello che si sta cercando di fare molto pericolosamente è quello, e abbiamo già avuto un paio di segnali, di trasformare, di trasferire la discussione e il confronto, anche un conflitto sui temi, spostandola su una tematica di ordine pubblico. Questo è un dato molto serio sul quale vi invito tutti a riflettere. Allora, qui ci sono stati, chi ha partecipato di voi alla manifestazione di sabato, ci sono state alcune migliaia, si stimano 15.000, forse anche qualcosa di più, di cittadini, la maggior parte dei quali provenienti dalla Piana, perché ci sono state, è stata una manifestazione nazionale, ma non credo si sia arrivati a più di migliaio di persone venute da fuori, come è abbastanza normale che fosse. Quello che sta succedendo è che il sindaco Nardella, anche presidente di città metropolitana, ha fatto delle affermazioni che venivano usate negli anni 60, 70. Io ero al liceo, all'università, quando diceva attenti, c'erano infiltrazioni. Quindi attenzione davvero però alle infiltrazioni, perché ci sta che possano arrivare. Allora, qui c'è da capirsi molto bene. Allora, qui a questo punto, a Sesto, io credo che dovrete fare molta attenzione su che cosa potrebbe verificarsi, anche rispetto, io dire, non ho opzioni particolari da offrirvi perché non è neanche il ruolo che personalmente ritengo di avere, ma un po' di esperienza su queste cose ce l'ho e dovete fare attenzione ai trasformismi. I trasformismi sono una cosa estremamente pericolosa anche perché sono una, poi vi dico anche qual è l'esperienza che io personalmente ho fatto insieme a molti altri della Piana, è una cosa che non consente di avere un rapporto leale con l'amministratore e allora diventa veramente difficile, allora veramente non ci sono più strumenti. A Campi Bisenzio nel 2005 ci fu una grandissima manifestazione organizzata dai comitati. Come non se ne erano viste nella Piana, se ne erano fatte, ma quella fu veramente, e fu il momento in cui Renzi, che era presidente della provincia, decise di decidere e di spostare, di fare la variante che avrebbe portato l'inceneritore da Osmannor a Case Passerini, cosa osteggiata dal comune di Campi Bisenzio, il quale puntava alla zitta, senza una discussione pubblica. All'epoca c'era l'Alunni, il sindaco Alunni, no, non interessava la discussione del Consiglio Comunale, l'approvazione avvenne praticamente a un Consiglio Comunale vuoto, quando la decisione era per fare l'impianto a Osmannoro, che era la zona più vicina tra l'altro a San Donnino, al vecchio impianto. Nessuno sapeva nulla se non noi che stavamo seguendo questa questione. Quando ci fu lo spostamento, si mosse Campi Bisenzio, solo che si mosse quando i comitati avevano già riempito le strade. Fu il momento in cui, da una decisione ferma di volere l'impianto in cedimento, di cui la cui paternità risale a tre sindaci della Piana, che sono Chini, Adriano, Barducci, non mi ricordo come si chiama di nome, Andrea Barducci, sindaco storico anche lui di Sesto, e il sindaco di Firenze Domenici. La responsabilità storica, politica è stata di questi tre sindaci. Ecco, a quel momento il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio decise
con una giravolta di 180 gradi e dire no agli inceneritori per la dignità di Campi Bisenzi. Io mi ricordo ancora uno striscione enorme che apriva un corteo 15 giorni dopo il corteo che avevamo fatto noi, in cui c'era scritto: per la dignità di Campi Bisenzio, no al termovalorizzatore. Questa cosa, in quel momento lì stavano già trattando per spostare l'inceneritore che era già stato deciso a Campi dalla parte di qua, per spostarlo dalla parte di là, vendendo la dignità dei cittadini di Campi Bisenzio e di una parte della piana per 500 metri, pensate. Quindi attenzione ai trasformismi, perché questa piana è piena di gente che sta cercando di fare. La seconda cosa che devo dire, ormai siamo troppo intimi, ma sei interventi in una serata cominciando alle 9:30 è un po' difficile. Un'altra cosa, io l'ho già detta ovviamente, forse qualcuno, anzi probabilmente molti di voi l'avranno già sentita, ma la ridico perché è un'altra cosa che è importante sapere, è il fatto che possono tornare indietro, lo possono fare come lo hanno fatto a Selvapiana, perché a Selvapiana era uno degli impianti che volevano costruire, dovranno forse a determinate condizioni rimborsare le spese che sono state sostenute, sono spese vive, quindi è una cosa assolutamente fattibile. Quando qualcuno vi dirà, perché ve lo diranno, che le decisioni sono state prese, dico, le decisioni sono prese nella volontà politica, che può continuare oppure può fare marcia indietro. Un'ultima cosa, io questa stamattina, noi in questo momento ci stiamo levando delle grandi soddisfazioni come attivisti. Io faccio il mestiere dell'avvocato, mi sono preso questo peso ben volentieri. Mi date per piacere, chi ha letto La Repubblica di stamani? Di voi? È scritto da Tommaso Montanari, che è un opinionista, ma è un critico d'arte, ma interviene sulle questioni locali e sulle questioni di fondo, non sulle questioni locali. Questa non è una questione locale, questa è una questione che ha un profilo elevatissimo e in questo articolo noi ce lo ritroviamo. Il titolo è La battaglia delle mamme del no e l'occasione di tornare a far politica. Comincia così: senza la gente non si decide niente, è questo il messaggio più forte della mobilitazione di sabato scorso contro l'inceneritore di Case Passerini. Queste parole sono risuonate dalle estreme periferie fino al centro del potere e del marketing di Firenze. E qui la gente, non i turisti ma i cittadini, è tornata per qualche ora visibile. La quinta di plastica del turismo è diventata una città vera con tutte le sue fratture e contraddizioni. Il senso del messaggio trascende perfino il suo scopo immediato, che è la battaglia delle mamme no inceneritori dei comitati della Piana contro quella che anche a me pare una follia. Fare un inceneritore mentre tutto il mondo avanzato cerca altre strade. Ma anche chi fosse entusiasta di incenerimento dei rifiuti avrebbe più di un motivo per ascoltare con attenzione quello slogan: senza la gente non si decide niente. In un momento in cui l'astensione, più in generale il disimpegno, la disillusione, la depressione politica è o dovrebbe essere il principale cruccio di chi ci governa, di chi governa, migliaia di cittadini marciano chiedendo partecipazione, un fortissimo atto di fede nella vitalità della politica. E invece la tentazione dei decisori politici è quella di liquidare il corteo come antipolitica, come protesta sterile, come frutto della sindrome NIMBY, not in my backyard, non nel mio cortile. Ma proviamo a sciogliere i nimbi in un altro modo, not in my body. Chi ha sfilato sabato rivendicava la sovranità innanzitutto sul proprio corpo, cioè il diritto di partecipare a decisioni che potranno modificare e perfino distruggere la salute. Ora, da sempre, la conquista della sovranità del proprio corpo è il primo passo verso la costruzione di una cittadinanza piena, di una partecipazione sostanziale, quella per cui senza la gente non si decide niente. Questo capitale politico, questo popolo che chiede di contare, deve poter trovare interlocutori all'altezza, una classe politica capace di costruire processi di partecipazione vera e non imbarazzanti simulacri come i 100 luoghi, e capace di dire le cose come stanno, fornendo a tutti i cittadini gli strumenti informativi e culturali indispensabili per farsi un'opinione. Il popolo del no all'inceneritore ha imposto alla sonnacchiosa agenda fiorentina la questione più alta della democrazia moderna,
il rapporto tra verità scientifica e decisione politica, la possibilità dei cittadini di accedere alla prima e partecipare alla seconda. Se la risposta dell'amministrazione continuerà ad essere «abbiamo già deciso», non solo si andrà ad una stagione di scontri frontali assai pericolosi, ma si perderà l'occasione forse più importante per tornare a fare politica sul serio. È quel che chiede l'articolo 3 della Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tradotto, senza la gente non si decide niente. È una riflessione importante.